anche con la musica in sottofondo. Alla Protezione Civile di Sant'Agnello si lavora e siamo qui per documentare il lavoro di un gruppo di volontari, la sede operativa. Buonasera a tutti. Se i ragazzi, ecco, entrano, abbiamo già fatto le foto del parco macchine, ma su tutto il territorio operate in... No, principalmente Comune di Sant'Agnello. Comune di Sant'Agnello. In emergenza ci spostiamo su tutta la penisola sorrentina, sia per trasporto medicinale, sia per trasporto merci e assistenza alle persone bisognose. Siete anche in campo per i buoni spese, perché io ho fatto un'intervista al sindaco, il sindaco ci tiene che vengono aiutate tutte le persone. Siamo in campo con bonifica strada, buone spese, assistenza alle persone. Il tuo nome, scusami? Veniero Francesco. Francesco, quanti ne siete che operate? All'incirca una ventina. Una ventina. Quasi tutti i giorni. Tutti volontari, tutti ovviamente. Volontari. Io ho già fatto le foto, io ringrazio Felice che ha avuto questa bella idea di farmi venire qui. E questo documento va su Positano News, ma anche altre testate importanti napoletane, dei network televisioni napoletane. Mi vuoi raccontare un aneddoto, qualcosa di particolare, dove siete intervenuti con urgenza? Qualcosa di simpatico? Sono soprattutto le signore che vi chiamano, chi è che ti... Non me ne ricordo, in un mese più non me ne ricordo. Non me ne ricordo, tanti interventi che avete fatto, benissimo. Io devo fare un po' il giornalista. Precedentemente all'emergenza c'è stata la frana ai colli. Ah, ok. Precedentemente al virus. Quando ci fu il vento forte. Vabbè, state in campo, state sul territorio, sì, tutelate. Sì. Non solo sul territorio. Non solo per la sicurezza, ma anche per questa emergenza Covid. Allora io vi faccio. Posso dire solo una mia. Giusto tanto per come aneddoto, è lo spirito che anima questi ragazzi. Nel momento in cui abbiamo visto che non possiamo fare assemblamenti, per cui non era possibile stare tutti all'interno di questa sede, né tantomeno stare all'esterno, nel momento in cui abbiamo detto, cioè abbiamo espresso la volontà di fare dei turni, si sono tutti volontariamente negati nel dire noi siamo qui per far del bene alle persone, turni non ne vogliamo fare, pur stando senza far nulla. Bene, bene ragazzi, allora ci distanziamo, ci differenziamo pure, no? Felice, a questo punto. Beh, allora da Sant'Agnello parte un messaggio di amicizia, solidarietà. Assolutamente, la massima non solo dai ragazzi che... Il tuo nome? Sono Giuseppe Coppola, sono il consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Sant'Agnello. Sì, sì, Giuseppe Coppola, no? ce ne sono tanti Giuseppe Coppola, sì. Però con la mascherina. Insomma, massima disponibilità da questi ragazzi, nonostante siano coscienti del pericolo, che è un pericolo invisibile, questo e ci autotassiamo anche in queste cose, anche per fare l'offerta. Insomma siamo in prima linea e ci rendiamo disponibili per tutti i bisognosi, qualsiasi figlio sia essa sia, dalla persona anziana che ha bisogno di medicinali, non può andare in farmacia, cerchiamo di non far spostare le persone da casa e quindi tutto ciò che necessita. Il centro linea attivo 24 ore su 24. Allora facciamo un appello ragazzi, vi chiamate la Protezione Civile. Chiamate la Protezione Civile per qualsiasi sia l'esigenza, qualsiasi, noi siamo a disposizione sul territorio, non solo Sant'Agnellese, ma anche se del caso ci allarghiamo anche sugli altri comuni. Benissimo, benissimo, ti ringrazio molto, ti do del tuo, scusami, proprio per il senso amichevole dare uno spazio. Ragazzi, grazie. Allora diciamo un po'. Ci sono i limoni sorrentini, allora grazie. Cioè, ci sono fortunatamente dei benefattori delle ditte che particolarmente sensibili offrono i loro prodotti che noi poi distribuiamo e portiamo alle famiglie. Ok, grazie a tutti. Grazie a voi. Un saluto. Arrivederci.